Ciao a tutti, eccomi qui per un altro video, ultimo video acquisti di questo periodo, in quanto avendo poco tempo per leggere, in quanto sto finendo di lavorare e facendo due lavori che mi portano ad alzarmi presto la mattina, roba col primo lavoro che mi alza alle 4 per andare a lavorare alle 6. E col secondo lavoro che faccio alla sera dalle 6 alle 8 di sera, nel mezzo devo fare anche lavoro di casa, non riesco mai a trovare quella mezz'oretta per leggere, ma neanche del sabato e della domenica, perché tra una cosa e un'altra sono sempre in giro a fare qualcosa. E quindi ho una pila di libri sulla sedia che aspettano di essere smaltiti, e quindi per un po' mi dovrò dare, tra virgolette, una calmata. Poi partiamo subito. Sono partita dal primo. Ho preso La figlia unica di Abraham B. Yeshua, edito in Audi, in quanto mi ispirava molto la storia e il fatto di una ragazzina di una certa Rachele Luzzatto, una ragazzina ebrea divisa in due mondi. Sua madre è cattolica e suo padre ebreo. Scoprirà che, in poche parole, suo nonno, per salvarsi la vita in quanto ebreo, suo nonno materno, no, suo nonno paterno, se non vado errato, perché mi confondo, perché sì, ho letto qualcosa, però non è che me ne ricordo tantissimo. E si ritroverà a sapere che suo nonno paterno, per salvarsi la vita, si è finto prete, e quindi sua nipote gli farà parecchie domande. E mi intrigava molto come cosa, e quindi ho deciso di prenderla. Edito in audio, costo 18 euro. Poi un altro libro che ho preso, e l'autore mi ispirava, era da un po' che volevo prendere, però mi ispirava molto parecchi suoi libri, e non mi sono mai decisa a iniziarlo a leggere, pur essendo un classico della letteratura italiana. Ho preso Le città invisibili di Italo Calvino, edito Oscar Moderni, la collana, costo 12 euro. E gli altri libri che mi ispirerebbero molto a leggere sono Il cavaliere inesistente, poi Il barone rampante, e Cosmocomiche, e Lezioni americane, e Il Visconte dimezzato. Questi qui mi ispirano molto, e poi si vede più avanti se riuscirò a recuperarli. Sono riuscita dopo un mese a recuperare il quinto volume della saga Neun, edito J-Pop. Costo 7,50 euro, il penultimo volume, manca il sesto, di Tsutomu Takahashi, molto bello, mi è piaciuto. Siamo in dirittura di arrivo, in quanto questo qui è il penultimo volume, manca il sesto. Ci ho messo un mese per recuperare questo, in quanto nella libreria dove l'ho preso, al Mondadori, facevano fatica a recuperarlo, e intanto l'hanno dovuto ordinare in un'altra libreria, e quindi ho 5 volumi su 6, manca giusto appunto l'ultimo volume. Poi ho preso anche Maus, ne ho sentito parlare, di Art Spiegelman, edito in Audi, stile libero. Questo qui l'ho pagato 20 euro, mi ispirava perché ne ho sentito parlare da diversi come si dice, youtuber, e quindi l'ho preso, e vediamo se mi piace, se ho fatto giusto prenderlo o meno. E quindi l'ho preso, vediamo se mi piace. Poi pian piano arriverò a leggerli tutti i libri. L'ultimo libro che ho preso, l'ho preso proprio perché ho The Last Duel, e mi è piaciuto moltissimo. Mi ho sentito parlare del film anche dal link che vi ho messo dalla biblioteca di Alessandria, dove parlava di questo libro, L'ultimo duello, The Last Duel, una storia di scandali e intrighi,
e un confronto all'ultimo Sangue per la vita di Eric Jagger. Mi è piaciuto in quanto si basa su una storia vera e tra virgolette si basano sui resoconti dell'avvocato di Jacques Legrin, che il suo avvocato anche lui aveva dei dubbi sulla sua innocenza al riguardo. Ho preso questo per vedere che differenza c'ha tra il libro e il film, perché ne ho sentito parlare, perché la biblioteca di Alessandra dice la differenza tra il film e il libro è proprio che nel film sono stati omessi alcuni fatti, e quindi ho deciso di leggere il libro. Con questo è tutto. Alla prossima. Ciao.